Parlare l'italiano leggendo alcuni libri di Sciascia a todo mondo, Il contesto, La scomparsa di Majorana, che ho letto in italiano, perché hanno la potenza dei libri che sono scritti in una lingua purissima, semplicissima, limpidissima, facile da capire per uno straniero, però allo stesso tempo ti danno le vertigini questi libri, hanno una profondità inaudita ed è una letteratura dove si mischia una dimensione politica e anche addirittura qualche cosa di fantastico. E quindi per così dire Sciascia è uno scrittore che io ho letto molti e che leggo ancora, è una grandissima ammirazione per lui, per questa sua intelligenza che io ammiro, che è chiarissima, veramente appuntita, volteriana, e allo stesso tempo che dà a esplorare anche le ombre. Insomma, ecco. Questo vengono celebrati quest'anno su questo palco. Domani sera ambienteremo una conversazione impossibile tra due grandi scrittori siciliani, Sciascia e Pirandello, con un testo di Matteo Collura, sodale di Sciascia, e per la regia di Vito Catalano, che è il nipote di Sciascia. Se vuole restare con noi anche domani sera, avremo il piacere di mostrarvi questo spettacolo. Grazie Emanuele Pianello.